La combricola del Blasco ad Aglie, un grande tributo a Vasco Rossi per aiutare l'associazione I Piccoli Passi. L'obiettivo della serata è stato quello di donare dei fondi all'associazione Piccoli Passi Onlus, che fa riferimento all'ospedale Sant'Anna di Torino. L'associazione si occupa di dare sostegno ai bambini nati prematuri e alle relative famiglie. Una serata che non sarebbe stata possibile senza la combricola del Blasco. Sì, la combricola del Blasco sono stati una piacevolissima sorpresa. Io non li conoscevo, devo dire che sono un gruppo prima di tutto disponibile. Hanno sposato la nostra causa al 100% e sono venuti in forma completamente gratuita, e questo sicuramente bisogna darne atto, perché è una cosa importante. E poi oltretutto anche la capacità artistica di questi ragazzi. Devo dire che sono stati molto bravi, una qualità ottima sia dei suoni che proprio a livello artistico. E quindi chapeau. La serata ha visto il coinvolgimento anche di persone fuori dalla canonica età, quindi anziani che hanno accompagnato i nipoti, genitori che hanno accompagnato i figli. Com'è stata per voi? Quanti sono stati i biglietti staccati? Abbiamo avuto un successo direi quasi inaspettato. I biglietti staccati sono stati più di 400, una serie di persone che sono arrivate non solo dagli ma anche dai dintorni, e per diciamo una fascia di età che va dai 5-6 anni fino anche ai 60-70, perché comunque la musica del concerto, la musica di Vasco Rossi, è una musica che piace anche a diverse generazioni, e quindi è stato bello vedere tutte queste fasce di età diverse e divertirsi tutti insieme in questo concerto, senza contare comunque oltretutto è stato dato un servizio per chi voleva partecipare, chi ha voluto partecipare con le famiglie e con i bambini, mettendo a disposizione un servizio di animazione e nella palestra a fianco del salone polifunzionale, oltre che qualche animatore trucca bimbi all'interno del salone, appunto per allietare anche la serata dei più piccoli. Il salone per la prima volta è diventato un vero palco. Sì, diciamo che un concerto di questo tipo e con queste finalità è la prima volta che viene fatto in quei di Aglie, e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Noi avremo idea di continuare, di far diventare un evento come questo cadenzato almeno annualmente, e quindi speriamo assolutamente che la cosa possa andare a buon fine. Una manifestazione nata grazie al comune e allo spirito di alcuni esercenti di Aglie. Sì, assolutamente, il risultato di questa manifestazione è scaturito da una collaborazione, una sinergia totale tra una serie di persone. I primi sono gli ideatori, che sono i titolari del ristorante locale Scudo di Francia, Giorgio e Deborah, che hanno avuto l'idea e hanno portato a termine tutto quello che è stato il coordinamento dell'organizzazione della manifestazione. Il comune di Aglie ha appoggiato a pieno l'idea, visto comunque lo scopo finale, che era totalmente di beneficenza, e un aiuto di tutte le varie persone, associazioni che comunque hanno partecipato, ciascuno a suo modo, per riuscire ad arrivare al risultato. Sentite bene? Grazie!